È il momento delle finali della seconda tappa del campionato italiano assoluto di beach volley. Siamo all'Arena Beach Grattacielo di Cesenatico. Dicevamo alla seconda tappa, la prima si è svolta ai piedi dell'affascinante Castello Sforzesco di Milano. Adesso siamo in un clima più consono a Milano. La spiaggia ovviamente è stata realizzata, che a Cesenatico è naturale, e qui si stanno sfidando ancora le migliori coppie del nostro paese, e non solo, perché abbiamo avuto anche degli ospiti straniere che hanno avuto anche dei buoni risultati, li vedremo tra poco. Buon pomeriggio se siete in diretta streaming, buonasera se siete in differita TV sul canale di Rai Sport, da Marco Fantasia e da Claudio Galli, ben ritrovato. Ciao Marco. Allora Claudio, dicevamo, tante coppie che si sono affrontate per tirar fuori ancora una volta la crema della crema. È andata un po' diversamente per certi aspetti rispetto alla tappa di Milano, soprattutto in campo femminile. Soprattutto in campo maschile. È vero che Jessica Allegretti e Giulia Toti, le vedremo tra poco pronte a giocarsi la finale femminile, puntano alla riconferma. Per il resto, secondo, terzo e quarto posto sono completamente cambiati. E per quanto riguarda la maschile, anche in questo caso vedremo, dopo questo match femminile in programma, la coppia Matteo Paolo Ingrosso provare a difendere il titolo, ma alle loro spalle di nuovo c'è stata un po' di rivoluzione, ma lo vedremo tra pochissimo. Intanto presentiamo la prima partita, cominciando dalla presentazione della terna arbitrale. Al centro del campo ci sono Livia Azzolina di Roma, primo arbitro, sul seggiolone Virginia Tundo di Argenta, Ferrara è il suo secondo. Il segnapunti è Matteo Mannarino di Roma. Ed eccole le protagoniste sul campo. Jessica Allegretti in campo in bianco, quindi numero uno per lei. C'è una variazione rispetto alle altre partite. Giulia Toti arriva in campo con il numero due. Esatto, insomma, la coppia che ha vinto meritatamente ovviamente la prima tappa e che punta veramente in alto in questo campionato italiano. E anche la Coppa Italia dell'anno scorso. Le affronteranno in verde Michela Lantignotti e Silvia Costantini. Coppia arrivata alla fase finale dopo un percorso impegnativo, sicuramente difficile, che è passato anche attraverso la fase di qualificazione, poi una semifinale contro Godenzone Rinaldini durissima, con la coppia Godenzone Rinaldini che ha vinto nettamente il primo set, poi ha perso soltanto ai vantaggi il secondo, per poi cedere ancora ai vantaggi 16-14 il tie break. Quindi una grande faticata per Costantini e Lantignotti, mentre hanno avuto un percorso più regolare Toti e Allegretti, numero uno, testa di serie numero uno del seeding, e quindi certamente favorite d'obbligo per questa partita. Hanno superato in semifinale le slovene Tjaša Kotnik e Tjaša Jančar con il punteggio di 2-0, piuttosto netto. Per quanto riguarda invece la finale maschile, la presenteremo naturalmente nel dettaglio più tardi, ma parliamo anche del finale terzo posto, perché Kotnik e Jančar, coppia slovena, hanno avuto la meglio su Godenzone e Rinaldini. Ma adesso è tempo di guardare le protagoniste della finale femminile. Il primo servizio è effettuato da Lantignotti, palla che viene però subito scaraventata nel campo avversario, shot in diagonale da parte di Allegretti, è 1-0. E iniziamo, vediamo se Lantignotti e Costantini riusciranno ad iniziare questa finale in maniera migliore rispetto alla semifinale, dove hanno avuto bisogno di un set per carburare. Sono riuscite comunque a ribaltare la situazione. Il primo attacco per le verdi ha successo, lo porta nel campo avversario Silvia Costantini. Colpo di nocche, precisissimo al limite degli 8 metri, scavalca il muro di Toti. Si sta giocando in giro per l'Europa, si sta giocando in giro per il mondo, ci sono i mondiali d'Amburgo, ci sono gli europei under 20 a Göteborg in Svezia, e ci sono anche discrete notizie, le vedremo nel corso della telecronaca. Intanto Costantini e Lantignotti dimostrano di aver deciso come tattica di gioco di servire su Toti in queste prime due azioni, impegnata lei in fase di ricezione, quindi di attacco. Toti proprio in battuta, poi sale a muro, viene superata dal catch shot preciso di Michela Lantignotti.
protagonista assoluta della propria gara di semifinale, ha fatto dal secondo set veramente dei numeri pazzeschi tra difesa e attacco. Proprio Lantignotti in battuta a cercare Toti. Sale Toti, ma le fa ombra a muro Costantini. Sì, palla troppo vicina a rete, quella alzata da Allegretti. Tra l'altro si è alzato anche il vento in questo pomeriggio, e quindi questo potrebbe infastidire gli atleti, soprattutto in fase di alzata. Buono l'attacco intanto di Allegretti, che trova però sulla diagonale la difesa di Lantignotti, poi il tocco da parte di Allegretti, spedisce il pallone fuori. Rivediamo, pallone alto sopra la rete, prova la chiusura con Poco che però va piuttosto lontano dalla riga. Primo vantaggio quindi di Costantini Lantignotti. Servizio della stessa Lantignotti, si allontana dal muro Costantini ma non riesce a opporsi all'attacco di Allegretti. Primo cambio campo della partita. Sì, con la tattica di battuta subito variata, dopo i primi due servizi su Toti, i due seguenti invece sono stati su Allegretti. Si riparte dal servizio delle bianche con Allegretti. Toti sale a muro per contrastare l'attacco di Costantini, si allunga e riesce a salvare ancora Allegretti dalla parte opposta. Lantignotti che questa volta attacca proprio nella zona, però ancora di Allegretti perfettamente piazzata, poi non si capiscono perfettamente le ragazze in verde. L'appoggio di Lantignotti è un po' fuori misura per Costantini che non ci arriva. Palla fuori. Ricordiamo che dopo la tappa di Milano e questa di Cesenatico, nel prossimo weekend la carovana si trasferirà a Cagliari per la terza tappa. Molto teso questo di Toti. Prova Costantini, attacco in diagonale, il pallone credo sia uscito, infatti fuori. Tre punti consecutivi adesso per Toti e Allegretti, che hanno ribaltato la situazione dal 2-4 al 5-4. Di Allegretti che Lantignotti prova a risolvere con successo. Attacco di seconda, non usuale in questa fase quando riceve il giocatore di sinistra, soprattutto se quello che gioca a destra non è Mancino, ma visto il momento di difficoltà in fase di cambio palla si prende tutte le responsabilità Lantignotti e trova un ottimo punto. Agli europei under 20 di Göteborg, scampo Libertozzi, la nostra coppia femminile ha perso la semifinale 2-0 contro gli olandesi Schoon van Triel e giocherà per il terzo posto contro le spagnole Alvarez Moreno. Speriamo comunque di vedere allora le nostre ragazze sul podio. Servizio intanto lungo, mirato verso la riga laterale, non la trova Toti. Pallone quindi nelle mani di Michela Lantignotti. Pallone molto forzato, cerca l'ace in qualche modo mettendo comunque in difficoltà la ricezione avversaria e finendo quindi per consegnare un pallone comodo a Costantini che sotto rete appoggia. Lantignotti ci mostra in questa occasione anche la battuta in salto spin, pochissimo utilizzata non solo in campo femminile ma anche in campo maschile. Anche da lei non l'abbiamo vista nel corso della semifinale. Una grandissima prevalenza di float. Si staccano dalla rete le ragazze in verdi ma subiscono la potenza questa volta dell'attacco di Giulia Toti. Il punto dell'atleta romana. Il nuovo cambio di campo, ricordiamo, quando la somma dei punti è 7 o multiplo. A differenza invece del tie break, quando si cambia ogni 5 scambi. Pallone che viene appoggiato adesso da Allegretti verso il campo avversario. Prova la giocata a sorpresa con un palleggio nel campo avversario. Sì. Intervento arbitrale questa volta, non perdonato il secondo tocco. Corretto, si è trovata il pallone davanti al proprio corpo, ha provato una fase di alzata comunque in palleggio ma era troppo fuori asse per riuscire a gestire bene il pallone. Di nuovo in vantaggio Toti Allegretti ma di un solo punto. Vediamo la risposta di Lantignotti che attacca in questo momento in diagonale, tocca il pallone a muro Toti senza potersi però opporre. 8-8. Forse fin troppo
esterna Toti su questo muro, difficilmente Lantignotti avrebbe potuto trovare una parallela. Sì, è una palla esterna e quindi per non farsi fare i mani fuori è andato a chiudere il più possibile proprio quella parte. L'attacco vincente è di Allegretti, riporta avanti di un punto la formazione in canotta bianca, grande favorita, il numero uno del tabellone. Ma per Lantignotti Costantini una grande opportunità, dopo essere andate vicine alla semifinale a Milano, adesso hanno la chance di giocarsi la medaglia d'oro. L'errore qui di Toti, un po' troppo lungo, pallone appena oltre la riga. Era un bel pallone comunque, a scavalcare proprio la fase difensiva, appena lungo. Lantignotti, originale di queste parti, via di Cesena, studia a Milano, il suo servizio è fuori, anche qui forzato alla ricerca della riga di fondo campo che non ha trovato. In questa fase invece col cambio di campo si è rimessa a battere float, perché il salto spin, la battuta del salto spin da questa parte del campo effettuata quindi controvento, permette di chiudere le traiettorie ed essere più difficile da ricevere. Intanto dopo una gran difesa di Allegretti, il suo attacco, il contrattacco vincente però è di Silvia Costantini. Senza remore, le due ragazze in verde, sì, contro, sì, le favorite. Rispetto all'inizio difficoltoso di semifinale sono entrate in campo decise da subito, più convinte probabilmente anche delle proprie possibilità. Servizio di Costantini ricevuto Toti, Allegretti. E poi la palla corta, ancora riesce a proiettarsi velocemente Allegretti a salvare il pallone prima che tocchi la sabbia, ancora a mani aperte. Questo è fallo. Toti si continua e alla fine Toti appoggia nell'angolino. Non ti è piaciuto il secondo tocco? No, anche secondo, non solo secondo me. Infatti c'è la protesta da parte della coppia. Era una palla sicuramente appoggiata, difesa a mani aperte, ecco che andiamo a rivedere. Non, su siamo, questa, ecco, ecco. Su, proprio su questa mani aperte in questo modo, dal mio punto di vista dovrebbe essere fallosa. Time out tecnico che si effettua quando la somma invece è 21 punti, con le ragazze impegnate anche adesso a prendersi un po' di frescura. Fa molto caldo, anche se nel pomeriggio si è alzato un po' di vento in più rispetto a questa mattina dove l'aria era quasi ferma. Nel frattempo qualche statistica, e in effetti c'è stato anche qualche problemino per Fabrizio Manni, che si è dovuto fermare, chiedere l'intervento medico proprio nelle fasi decisive della sua semifinale. Ne parleremo poi dell'abuso dei time out medici nel corso di questo campionato di beach. Naturalmente ci sono le possibilità per i giocatori di richiedere questo intervento e interrompere il gioco per qualche minuto, cosa che ovviamente può servire anche un po' qualche volta come time out ulteriore e per rompere il ritmo alla squadra avversaria. Eravamo in un momento davvero decisivo del tie break che poi Manni e Bonifazi hanno vinto contro l'avversario Andrea Tabbiati. Gioco ripreso intanto, il punto è ancora per la coppia Allegretti-Toti. Sì, incrocia la rincorsa Costantini, va ad attaccare da destra con una palla corta che però esce dal campo. Due punti di vantaggio adesso per le bianche, vantaggio che si assottiglia dopo l'errore in battuta di Toti. Un punto da recuperare per le verdi, Lantignotti agli 8 metri. Prova a forzare ancora. Ottima la ricezione da parte di Toti, Allegretti mette il pallone alto sopra la rete, Toti scavalca il muro di Costantini. È la prima atleta Lantignotti che vedo proprio utilizzare in maniera costante e continuativa il vento, quindi modificando l'impostazione della battuta e anche la tecnica della battuta stessa proprio per cercare di sfruttare le condizioni atmosferiche. Passa in mezzo alle mani del muro avversario Costantini, tocca anche il pallone Toti, pallone che finisce fuori, punto per le verdi che rimangono in corsa vicinissime alle avversarie. Servizio proprio di Costantini, lo ripeto.
riceve Toti, vediamo il suo attacco, il muro di Costantini e non riesce a metterci una pezza. Allegretti che si allunga, block imperioso. Non è altissima Costantini come giocatore di muro, però è una giocatrice che abbiamo visto anche molto bene variare il tempo di salto, saltare in lungo, fare uno spostamento di un passo prima di saltare, e questo non dà la possibilità, se effettuato bene come tempismo, di capire all'attaccante dove è posizionata e quindi dove poter attaccare. Il punto di Toti obbliga alla panatura la povera Lantignotti, che va sulla sabbia, si incolla addosso del sudore e la fatica. Il servizio di Toti, riceve Costantini, Lantignotti le alza il pallone dietro, pallone appoggiato da Costantini con precisione verso il fondo del campo. Si va quindi al nuovo cambio sul 14 pari, primo set combattutissimo. Tattica di incrociare l'attacco e quindi andare ad attaccare da destra per il giocatore di sinistra o viceversa, si ha soprattutto quando la giocatrice di muro avversaria è imbattuta, proprio per costringerla a fare più strada e arrivare con un muro non ben posizionato. Allegretti va a terra forse un attimo prima del necessario. Lantignotti, la palla viene considerata, il tocco viene considerato falloso, vediamo. Sembrata arrivarci, però le è stata fischiata dalla trattenuta. Sì. Pallone che si è fermato un po' troppo sulla mano. Che è arrivata senza la possibilità di spingere, è arrivata proprio con un pizzico di rischio. Con grandissima precisione il cut shot di Costantini. Si gioca il mondiale ad Amburgo. Bene ancora Nicolai Lupo, che hanno appena giocato contro gli austriaci Seidel-Waller, numero 21 del tabellone, 2-0. Vittoria netta dei nostri, che occupano il posto numero 10 invece nella classifica mondiale. E sono quindi la seconda vittoria in altrettanti incontri dopo il facilissimo esordio di ieri contro i mozambicani Soares Nguvo, che sono stati liquidati con parziali pesantissimi. Buona partenza dei nostri azzurri, che torneranno in campo il 3 luglio contro i brasiliani André Jorge, numero 40 del mondo. Va un pochino meno bene per Ranghieri Caminati e per Rossi Carambula, che dovranno cercare di ottenere almeno una posizione, almeno la terza posizione, per sperare di essere ripescati, perché passeranno le prime due coppie e le quattro migliori terze di ogni girone. In campo femminile invece per adesso buona partenza di Menegatti Orsi Tot. Due vittorie su due incontri. Pallone si incarica di attaccare con forza Costantini. Il pallone si appoggia sulla rete dopo la difesa delle Gretti. Punto per le Verdi. E si continua a combattere, anzi, 17-16 per la formazione in verde che vediamo attaccare adesso. Sfiora il nastro Allegretti, lo attacca in lungo linea, shot sicuro, senza dubbi, senza problemi, anche se non ho ancora chiarissimo in mente la tattica di battuta delle giocatrici in verde, mentre sono molto brave a fare con precisione quello che evidentemente è stato studiato in preparazione della partita. Sulla tattica di battuta faccio ancora fatica a trovare. È passata Lantignotti dalla parte opposta dopo il suo attacco, che era stato peraltro murato anche bene da Toti. Rivediamo, ecco, vedete il passaggio poi con le gambe dall'altra parte del campo per Lantignotti, che si è sbilanciata. Si riparte col servizio delle bianche, Jessica Allegretti, ma c'è la richiesta di time out da parte di Costantini e quindi si va in panchina. Sul 18-16 per Toti Allegretti. È una situazione ancora molto molto fluida. Primo set combattutissimo con Lantignotti. Costantini che ha tutta l'intenzione di non lasciar vita troppo facile. Favorite Toti Allegretti. Ricordiamo, hanno già vinto la tappa di Milano. Sono le vincitrici della Coppa Italia dell'anno scorso. Quindi una coppia top del nostro panorama. Poi sono tantissimi ancora gli eventi che arriveranno nel corso di quest'estate, le finali World Tour che verranno ospitate da Roma,
dall'Italia, quindi sarà un evento grandissimo con tutte le migliori coppie del mondo. Poi gli europei di Mosca, ai quali parteciperanno coppie italiane, ricordiamo su tutti Andrea Tabbiati, che infatti hanno preso parte alle prime due tappe del circuito italiano, del campionato italiano, ma poi lasceranno la comitiva proprio per prepararsi. Per... Tanto si è ripreso a giocare! E qui giocata inizialmente che sembrava fortunata e fortunosa per Costantini, ma è stata fischiata la trattenuta. Vedete, qui alza istintivamente la mano, mette il pallone nell'altro campo, ma nel frattempo l'arbitro era intervenuto per fermare il gioco. Più uno, Totti Allegretti, con questo servizio teleguidato da parte di Allegretti, perfetto l'incrocio delle righe. Rivediamolo, merita. Questa è l'inquadratura migliore. Una traiettoria, sì. Perfetto. E occhio al break improvviso, 20-17 dopo tutto l'equilibrio. Altra battuta. Sì. Va in difficoltà l'Antignotti col pallone che vaga improvvisamente. 21-17, è stato un lampo, Claudio. Veramente. In parità fino alla fine, fino al 17 pari, poi quattro giocate rapide, efficacissime da parte della formazione in bianco e il set è finito. Un turno in battuta micidiale quello di Allegretti, oltretutto in favore di vento. Generalmente non è la condizione migliore, più facile per ottenere punti e mettere in difficoltà la battuta avversaria, invece ha gestito in maniera perfetta con una palla lunga sulla linea, una palla corta, e ha ottenuto due break point che hanno fatto volare in un attimo la squadra favorita, almeno dai risultati precedenti, alla vittoria finale sul 1-0. Adesso sarà interessante vedere la risposta di Lantignotti e Costantini, che hanno sicuramente giocato un buon primo set fino alla parte finale, sono state lì a giocarsela, e adesso questo cedimento improvviso, vedremo se verrà subito assorbito dalla coppia in canotta verde. Intanto Allegretti va al servizio per il secondo set, la ricezione di Costantini, vediamo il suo attacco con il tentativo a muro da parte di Totti, pallone che cade nel campo bianco, 1-0 verdi in apertura. Abbiamo visto il replay, assistiamo alla battuta di Michela Lantignotti al salto anche questa volta, pallone ben controllato da Allegretti, il suo attacco forte contro le mani aperte di Costantini. Vediamo ancora. Sì, inizio preciso. Ovviamente le battute da questa parte del campo di Lantignotti sono delle battute che vanno a cercare proprio la difficoltà sfruttando il vento, quindi non hanno un obiettivo precisissimo di giocatrice. Brava Costantini ancora, shot sulla parallela. Servita in bagar da Lantignotti. Stessa Costantini. In battuta, pallone che si sposta un po' lateralmente, forse non so se si riesce a vedere, ma i cambiamenti di traiettoria del pallone con il vento, non appena saliamo metro e mezzo sopra la rete, cominciano ad essere sensibili adesso. Eh sì, quindi bisogna anche tenere le alzate un po' più basse, cercare di velocizzare proprio la fase di alzata di attacco, proprio per evitare che il pallone si sposti tanto e faccia trovare il giocatore in attacco fuori posizione. Costantini in battuta, 3-1 per le verdi, il muro ancora, Costantini ferma Totti, 4-1, gran partenza, e se appunto mi domandavo quale sarebbe stata la reazione delle verdi dopo la sconfitta del primo set, sto avendo la risposta. Sì, reazione che funziona bene, anche se la tattica di battuta mi sembra ancora leggermente ondivaga, adesso sembra Totti proprio l'obiettivo principale. Basso il pallone per Allegretti, per Totti che non riesce a chiudere, l'errore però di Costantini, e questa è una rigiocata importante che le verdi sciupano. Sì, sì, era in una condizione ideale perché la palla era molto vicina a rete, non trova la giusta coordinazione per appoggiare al di là del nastro questo attacco. Dal possibile 5-1, siamo 4-2 con Lantignotti che riceve. Palla dietro, ancora per lei, il muro, c'è la copertura però perfetta di Costantini che si trova sulla traiettoria, la stessa Costantini appoggia il pallone sulla riga. Però, beh, tra questo copertura direi che bilancia l'errore di prima. Tra la copertura e questo attacco piazzato è stato veramente un numero notevole quello di Costantini.
Allora cambio di campo e vantaggio ancora per le ragazze in verde, 5-2. Inizio questa volta però di Lantignotti, non passa. Due punti da recuperare per Giulia Toti in battuta. Questo pallone scende vicinissimo alla riga, ma vede bene Lantignotti, lo lascia cadere. Palla out di poco. Nessun dubbio per gli arbitri. Ecco Santini quindi al servizio. Può cercare ancora Toti, il dagger di Allegretti, vediamo Toti che scavalca il muro. Palla colpita con il palmo della mano. Sì, palla piazzata benissimo con questo shot profondo e nonostante l'alzata fosse parecchio alta non ha risentito del vento. Attacco di Lantignotti, un altro poke, palla precisa proprio alle spalle di Toti a muro. Allegretti era in tutt'altra zona e non poteva intervenire. 7-4, ancora più 3 per la coppia in divisa verde. Lantignotti, importante per lei questa volta. Toti ancora una volta, adesso è fase di cambio palla comodo per entrambe le formazioni. Sì, ricezioni precise, battute che non riescono a mettere in difficoltà le giocatrici e quindi il cambio palla dimostra la qualità anche della, e la preparazione di queste atlete. La ricezione di Lantignotti che poi si porta dietro la compagna per sfruttare l'alzata, il muro di Toti. Prova la stessa Lantignotti che però sbaglia completamente la misura dell'alzata. Sì, secondo me era già falloso a livello di alzata, essendo il pallone andato nel campo avversario e non essendo in asse, vedi? Sì. Questo è laterale, completamente laterale, quindi era da considerare fallo, cioè già l'alzata. Hanno lasciato correre, immagino, gli arbitri proprio perché comunque il punto è stato poi conquistato facilmente dalle bianche. Comunque la risposta, eccola, immediata. Cambio di campo con un vantaggio ancora di due lunghezze per Costantini Lantignotti. E sarà proprio Silvia Costantini ad andare in battuta. Arriva adesso il segnale di ripresa di Livia Azzolina, che dirige l'incontro con Virginia Tundo e Matteo Mannarino. Attacco di Toti, si ferma, troppo corto. Si spegne in rete questa palla, tra l'altro non era neanche troppo tagliata, cioè molto vicina alla giocatrice di muro. Costantini, sempre Toti. Toti, siamo sì. In attacco, palla lunga, ci arriva Lantignotti, su attacco murato però. Toti la ferma. Finisce anche questa opportunità di fuga per i ragazzi in verde. Con Jessica Allegretti, al servizio. Toti Allegretti sempre col fiato sul collo. Serve Allegretti. Si alza Costantini, murata ancora. Attenzione perché adesso Toti e muro sta facendo la voce grossa. Sì, due palloni, soprattutto il primo su una ricostruzione, quindi una palla break che non ha permesso alle giocatrici in verde di involarsi nel punteggio. Vediamo questo tentativo di Costantini che attacca piedi a terra, ne viene fuori un pallone anche toccato dal nastro ma comunque insidiosissimo, teso, che dalla parte opposta non riescono a respingere. Questa non l'ho vista spesso, questo attacco da fermi, l'attacco piedi a terra. Piede a terra. Servizio nelle mani di Lantignotti che prova ancora la spin. Qui non riesce a chiudere invece Costantini, consegnando quindi un'altra possibilità. Numero Jessica Allegretti. Qualche ingenuità, sì, forse stanno sprecando troppo. Questa palla che era tornata direttamente nel campo verde, o l'attacchi, la chiudi direttamente forte, altrimenti è meglio fare i tre tocchi. Però grande giocata di Allegretti. Adesso arriva anche l'ace da parte di Toti. Di Toti.
C'è da dire che quando le fuoriclasse decidono di accelerare, sì, e sanno mettere il turbo su battute effettuate proprio in favore di vento. Ancora Toti, quindi davanti all'Antignotti, che poi sale per attaccare un pallone lungo, e posizionata però Allegretti, ancora a scavalcare, un tocco morbidissimo alle spalle di Costantini. Ed è un momento adesso difficile per la coppia in verde, che può approfittare del time out tecnico per riordinare le idee. Si è giocato anche per l'Under 19 e per l'Under 21 a Cesenatico, stanno osservando anche loro il loro calendario. E nel settore femminile di Under 21, Sara Gabrielli e Valentina Mengazziolla hanno vinto il titolo, o meglio hanno vinto la tappa, su Martina Panciroli e Valentina Gottardi. In campo maschile, Marco Viscovic e Simone Cherin hanno superato Matteo Bellomo e Simone Podestà. La prossima tappa si svolgerà a San Bartolomeo al Mare del 3 e 4 luglio. Invece sono già a giocare a Jesolo i protagonisti dell'Under 19. Nella maschile ancora protagonisti Marco Viscovic e Simone Cherin, che hanno vinto la tappa battendo Giacomo Barbero e Simone Arboscello, che erano stati finalisti anche a Milano nell'Under 21 e vincitori nella categoria Under 19. Quindi coppie che si sfidano apertamente anche sotto età, ma decisamente brave e promettenti. Nel femminile Sara Fontemaggi e Ludovica Mennecozzi hanno battuto Isabella Monaco e Arianna Rizzo. E dicevamo che gli Under 19 si sono già spostati a Jesolo. Dopo il time out tecnico si riprende. C'è Giulia Toti in battuta. Deve spostarsi velocemente l'Antignotti per rimediare una ricezione non perfetta. Adesso devono difendersi le ragazze in verde, con l'Antignotti che arriva però a coprire bene. Sale di fronte a Toti, ma non ha modo di attaccare perché viene fischiata un'altra doppia a Costantini. Erano riuscite bene le ragazze in verde a recuperare una fase di ricezione scadente, e avendo un paio di palloni in difesa da rigiocare, ma ancora una volta un errore in palleggio inficia il risultato finale del punto. Ci riprova l'Antignotti, palla in diagonale corta, vola e riesce a salvare Allegretti, poi però il colpo decisivo per l'azione è quello di Costantini. Di nuovo in scia Costantini e l'Antignotti. Manca un punto. Erano partite bene, hanno anche sciupato qualche opportunità per allungare ulteriormente nel punteggio. Costantini e l'Antignotti adesso devono lottare palla su palla contro fuoriclasse che sono in grado di tirare fuori colpi come questo. Qui Giulia Toti. E non solo, ma anche in battuta sono in grado di dare delle accelerazioni come quella sul finale del primo set, veramente importanti. Allegretti in battuta, di seconda il tentativo di Lantignotti, pallone ancora vivo con Toti che riesce a salvare Allegretti, che non è sembrata crederci. Anche perché sarebbe stato quarto tocco, Marco. Perché c'era stato in precedenza il tocco, del muro. Ricordiamo che l'autocopertura ovviamente è consentita, però il tocco del muro, a differenza dell'indoor, vale come primo tocco. Lantignotti. Palla che spiove abbastanza corta, vediamo la scelta di Allegretti, che è quella di servire Toti, che appoggia bene. Pallone sotto rete, scavalcata Costantini. Molto lucida Toti, forse all'inizio del primo set si è sentita offesa di lesa maestà, che è stata cercata lei in qualche fase di ricezione attacco. Adesso invece si è messa in carreggiata molto bene e sta ottenendo delle percentuali altissime di realizzazione, oltre ad aver dato un apporto importante anche nel fondamentale di muro e aver ottenuto anche ace. Pausa occhiali per l'Antignotti, gli arbitri dispongono del pezza per ripulirli. Al primo arbitro si è rivolta appunto Michela Lantignotti. Si riparte dalla battuta di Giulia Toti, che poi si proietta subito sotto rete per andare a murare il tentativo di Costantini. Muro vincente per Toti. E break adesso a più tre delle bianche. Sì, palla troppo vicina a rete questa, e quindi non riesce Costantini a eludere il muro. Time out chiesto da Lantignotti e Costantini, momento delicato adesso della loro partita. Avevano cominciato molto bene, poi sì, appunto come sì, dicevo prima hanno sprecato qualche opportunità per allungare.
Sì, hanno avuto delle chance che non sono state sfruttate in fase di break, e questo probabilmente anche sul morale ha influito parecchio. C'è da dire che hanno davanti un duo che è una macchina da guerra autentica per il beach a questi livelli, che non si fanno intimorire, giocano sempre bene e dimostrano di avere comunque una continuità di rendimento assoluta che giustamente le ha proiettate a questi risultati. Ecco intanto qualche statistica di questo secondo set. Dicevamo prima del nostro beach giovanile, ottimo risultato ai mondiali Under 21 in Thailandia con la medaglia d'argento di Alberto De Silvestre e Jakob Windisch. Poi De Silvestre ha partecipato anche agli europei Under 20 in coppia con Tobia Marchetto, ma è stato eliminato. Però grande medaglia d'argento mondiale per lui. Sì, ci ha pensato un po' a fischiarla, ma ci stava. Un'altra punizione, sì, per sì, il secondo tocco delle Verdi. Secondo me Lantignotti e Costantini sanno cosa dovranno lavorare nei prossimi giorni prima della tappa in Sardegna. Effettivamente, troppi gli interventi per questi tocchi. Poi non sempre erano d'accordo le ragazze, ma sembra che tu invece lo fossi di più. Sì, sì, decisamente, con gli arbitri. Allora, ci prova dopo il cambio di campo, questa volta di forza Costantini, la difesa iniziale di Allegretti. Toti si proietta sul pallone ma non riesce a tenerlo vivo. Tredicesimo punto. Verde che si presenta adesso in battuta ancora con Silvia Costantini di Pescara. Eccezione di Allegretti, rinunciano al muro le Verdi, si allunga Lantignotti per salvare, pallone ancora nel campo bianco con l'attacco di Toti. Questa volta il pubblico rumoreggia per il secondo tocco delle bianche, che poi conquistano comunque il punto con Lantignotti che guarda l'arbitro lamentando un metro di giudizio e diverso. E noi guardiamo invece il replay. Beh, questa è la, sì, fase qui è la parte ormai finale dell'azione. Sì, sì. Anche il pubblico rumoreggia e lamenta una difformità di trattamento. Più 4, vantaggio importante. Allegretti pronta a servire. Scelta una palla corta, arriva Costantini, seguiamo il suo attacco con il muro di Toti che si alza, la grande difesa di Allegretti, la rigiocata della stessa Allegretti e mette un ginocchio a terra troppo presto Lantignotti col pallone che viene toccato dal muro e allunga quindi la sua traiettoria, non ci arriva Lantignotti. Sì, è una situazione che avevi già notato anche nella partita di semifinale, che era andata a terra troppo presto, anzi a sabbia potremmo dire. In questo caso probabilmente il tocco del muro l'ha anche tradita perché ha allungato la traiettoria del pallone e quindi l'ha messa in leggero ritardo. Intanto mi sembra il punto decisivo, sì, su questa azione è firmato immediatamente dopo una ricezione sbagliata. Mi sembra crollate le aspettative della coppia in verde di riuscire a recuperare, ma d'altra parte contro due avversari di questo livello. Però cenni di reazione da parte di Costantini. Segno questo attacco in diagonale. È che la fase break è molto difficile, Marco, contro un cambio palla efficace come quello di Toti Allegretti. Chiama lo schema Costantini alla compagna che è in battuta. È ancora forzato Allegretti per Toti, è un cut shot ancora perfetto. 20-14, saranno 6 i match ball a disposizione di Toti Allegretti per confermarsi anche nella seconda tappa del campionato assoluto. Toti pronto a battere. Molto lungo, Vicenzini, poi palla subito di là, chance per Allegretti per chiudere la partita. E così è, 21-14, quindi non è servito una buona partenza da parte di Lantignotti Costantini nel secondo set. La classe di Toti Allegretti viene subito fuori e loro la vittoria anche nella seconda tappa. E ora le aspettiamo in postazione.
Sì, vittoria meritata, hanno dimostrato veramente classe e tranquillità anche nei momenti di difficoltà che soprattutto nel primo parziale ci sono stati, salvo poi spingendo nel momento opportuno riuscire ad ottenere quel vantaggio che è stato decisivo. Beh, doppietta per le ragazze che sicuramente hanno intenzione di arrivare alla finale di Caorle con un gran bel bottino e da testa di serie numero uno se continueranno così. Sì, ed effettivamente c'è da dire che in questo momento hanno dimostrato, sono cambiate tutte le altre semifinaliste tra Milano e Cesenatico, quindi diciamo che hanno avuto modo di scontrarsi con altre sei coppie di alto livello che hanno giocato un buon beach, ma ne sono sempre uscite vincitrici, almeno finora. È vero che in quasi due mesi possono cambiare tante cose, però comunque devo dire che in questo momento si fa fatica a vedere come possano perdere, visto il livello di gioco attuale.